effetti non vedevamo l'ora di giocare questa partita, e ancora c'era molto sapore amaro in bocca. E per fortuna abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che sicuramente aveva bisogno di punti, quindi non potevamo prendere sotto gamba la partita. Noi siamo contenti, sereni di questa partita che abbiamo fatto, molto felici, e ora andiamo in vacanza e pensiamo a lavorare per quello che viene il prossimo anno. Il campionato ancora non è scritto, il risultato finale, speriamo che il Conversano faccia qualche passo falso. E noi continueremo a lavorare sperando che le cose in campo vengano come ci alleniamo per farle bene, insomma. Stasera noi comunque giocavamo contro una delle squadre più forti del nostro girone, sapevamo che la partita era molto difficile, tra l'altro noi abbiamo dei problemi nella zona centrale perché nel corso del campionato ci sono state alcune defezioni proprio in questa zona, quindi organizzare un attacco competitivo contro questa difesa molto forte, molto fisica era difficile. Quindi penso che soprattutto siamo mancati in attacco, poi alcuni errori dai 6 metri che sono stati molto penalizzanti per la nostra prestazione. E noi ci andiamo a riposare e cerchiamo di ricaricare le batterie in vista di un 2016 che si prevede molto, molto difficile, però consideriamo che abbiamo anche il Benevento in casa, che quella è una partita sicuramente da non perdere, e poi dovremmo giocarcela con la Lazio sicuramente in trasferta dopo aver vinto in casa. Questi sono due scontri molto difficili e poi vedremo anche di fare qualche risultato, anche se non sarà facile, ma ce la metteremo tutta.